Presidente, ben ritrovato, si allarga la compagine societaria, come è nata questa opportunità? Ma è nata da una chiacchiera e un altro, ci siamo messi insieme e poi si vedranno, insomma, speriamo che possiamo fare bene. Ha sottoscritto il 20%, ricoprirà la carica di amministratore delegato, sì. Progetti ambiziosi, vuole vincere il campionato nel giro di 2-3 anni. Beh, poi se... Ci vogliono i soldi però. Sì, sì, sicuro, quindi, no, quindi non... se lui lo dice vuol dire che ci possiamo fidare. Però la maggioranza è sempre sua. Sì. Se per caso vuoi prendere tu. No, qualche... io no, assolutamente non ci tengo. È già troppo che riesco, non so se lo faccio bene, a commentare le vicende del Teramo Calcio. Ecco, Presidente, però a parte gli scherzi, sì. Le prospettive quali sono? Cioè anche per quanto riguarda la persona di Campitelli. C'è intenzione di continuare nel Teramo oppure prima o poi? Speriamo di dare una mano sempre, però non sempre in prima persona, perché ci abbiamo anche tante altre cose da fare. Non è che lasciamo questa baracca abbandonata a se stessa. Ecco, quindi io in questo momento devo essere la continuità del progetto e questo sarà. Parliamo anche di mercato. Rammaricato per il mancato arrivo di Costantino? No, dispiaciuto per il modo, non rammaricato, perché può darsi che poi se lui non veniva come doveva venire, quel progetto naufragava prima che si cominciava. Gli auguro tanta fortuna, certo. Perché è un ragazzo e tutti poi noi tutti possiamo sbagliare. Quindi ha fatto un grave errore Costantino? Secondo me credo veniva tesserato da una squadra di B in questo momento col Pescara, quindi dobbiamo ringraziare sempre il grande Sebastiani che è sempre a disposizione di tutto per noi del Teramo. Quindi che cosa non ha funzionato in sintesi? Ma credo qualcosa in lui non abbia funzionato, noi avevamo fatto il massimo. Presidente, è arrivato Sparacello, c'è stato lo scambio con la Virtus Francavilla, Zenuni con la stessa formula, titolo definitivo, naturalmente non vi potete fermare a Sparacello. No, un altro punto. Chi? Sicuramente arriverà, non lo so. No, cioè, lei è l'ultimo. Noi cercheremo di fare un acquisto all'ultimo step di mercato, perché sicuramente con la speranza di poter trovare qualcuno importante che non si possa accasare o restare in quella società.